Allora, titolo della lezione, sottotitolo della lezione, le quattro facce della continuità. Cioè, se la lezione scorsa era le due facce dei numeri reali, no? C'era la faccia completezza e la faccia assioma di continuità, adesso vediamo le quattro facce della continuità. Quindi qual è il setting? Sia di contenuto in R e sia F da D in R sia X con 0 appartenente a D. Cosa vuol dire che F continua in X con 0? Questa è la domanda. Cosa vuol dire che F è continua in X con 0? Questa è la domanda fondamentale che ci si pone in questa lezione. Che risposta abbiamo dato, Fili? Datemi una risposta. Cosa vuol dire che continua? Beh, ci sono quattro modi di vedere la cosa, giustamente, le quattro facce della continuità. Uno, con il limite. Due, epsilon delta. Tre, con le successioni. E quattro, tra virgolette, topologiche. Sono quattro modi di dire che è una funzione continua, con quattro definizioni diverse che però sono la stessa cosa. E capire che sono la stessa cosa sarà l'obiettivo della lezione. Allora, definizione di 1, questa l'abbiamo data, definizione 1 penso che sia quella che ho dato nella prima parte del corso. Qual era la risposta? F continua in x con 0 se il limite... Eh no, il limite parliamone. Per fare il limite cosa serve? Che x con 0 sia un punto di accumulazione. Se non è di accumulazione è isolato. Adesso, se è isolato è gratis. Diciamo, f è continua in x con 0 se x con 0 appartiene ai punti isolati di D. Quindi in questo caso gratis, continuità gratis, oppure x con 0 appartiene, la solita notazione schifosa, devo ricordarmi di chiamarla in un'altra maniera, è un punto di accumulazione per D e il limite per x, io poi blocco tutto, dopo la lezione mi segno, le cose, mi segno queste cose, devo segnare non chiamare l'insieme D, perché uno lo chiama D perché lo pensa come dominio, no? Però è meglio chiamarlo A, e il limite per x che tende x con 0 di f di x, uguale f di x con 0. Ci siamo? Questa è la definizione come si è data all'inizio del corso. Quindi o vale il limite oppure un punto isolato. Definizione 2. Definizione 2 è quella che si chiama epsilon delta. E quindi già si commenta da sola come sarà. Per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0. Quindi scriviamola direttamente in formula. Per ogni epsilon maggiore di 0 esiste delta maggiore di 0, tale che f di x meno f di x con 0, la scrivo in un linguaggio logicamente non formalissimo, però spero chiaro, minore o uguale di epsilon, per ogni x appartenente a cosa? X con 0 meno delta, x con 0 più delta, intersecato, D. Non tolgo x con 0 questa volta, perché nel punto vale f di x con 0, quindi per x uguale x con 0, quindi diciamo non tolgo x con 0. Non tolgo x con 0.
Quindi questa è la definizione epsilon delta. Sostanzialmente ci siete che questa contiene le due precedenti, perché nel caso in cui x con 0 sia un punto, adesso non sto a fare l'equivalenza dalla 1 alla 2, insomma è abbastanza chiara, perché se è un punto isolato questa è davvero gratis, no? Perché è gratis questa? Basta prendere delta abbastanza piccolo, in maniera che l'unico x che casca dentro sia x con 0 stesso. Quindi se è un punto isolato è gratis, se non è isolato questa è la definizione di limite. Nel limite bisognerebbe togliere x con 0, però in x con 0 è banale, perché f di x vale, quando metto x con 0 questo diventa 0 meno o uguale di epsilon. Quindi diciamo, osservazione, l'equivalenza tra definizione 1, def 1 e def 2 è un esercizio. Quindi magari segniamolo, occhio ai punti isolati, occhio ai punti isolati e a x uguale a x con 0. Queste sono le uniche cose a cui bisogna stare un attimo attenti. Definizione 2. Definizione 3. Definizione 3. Che è quella con le successioni. Si dice che F è continua per successioni. Continua per successioni in x con 0. Quindi non si chiama semplicemente continua, ma si chiama continua per successioni. Poi non si dice mai continua per successioni ad analisi 1, perché saranno equivalenti tutte quante queste definizioni. Ma quando uno è analisi 3, ma anche forse a topologia, nel corso di topologia le due definizioni non sono equivalenti. Quindi ci sarà una continuità epsilon delta, una continuità topologica, una continuità per successioni, diventano diverse in generale. Poi ad analisi 1 è tutta la stessa cosa. Però analisi 1 è un mondo un po' particolare. E continua per successioni in x con 0 se... Cosa vorrà dire continua per successioni? Che quando una successione x con n tende a x con 0, f di x con n tende a f di x con 0. Se per ogni successione, quindi qui si quantifica sulle successioni, per ogni successione x con n che tende a x con 0, con x con n appartenente a D per ogni n in n, si ha che cosa? F di x con n tende a f di x con 0. Questa è la continuità per successioni. Quando la successione x con n tende a x con 0, f di x con n tende a f di x con 0. Questa continuità, questa nozione di continuità richiede soltanto saper fare i limiti di funzione, i limiti di successioni. Non c'entrano niente le funzioni. Le funzioni seguono dalle successioni. Adesso poi vedremo che questa è equivalente all'altra. E poi c'è quella topologica. Quella topologica che ha tante comodità se uno butta la spazzatura sotto il tappeto. Io non voglio buttare la spazzatura sotto il tappeto. E purtroppo vi devo parlare un minimo di topologia, diciamo, ristretta. E allora, per la definizione topologica serve un po' di materiale. Per la definizione topologica... Occorre aprire una parentesi. Allora, topologia cosa vuol dire? Vuol dire quelle cose che abbiamo detto qualche lezione fa, abbiamo definito cos'era un aperto, un chiuso, la frontiera, eccetera, eccetera. Pensiamo al concetto di aperto. Noi cosa abbiamo definito? Abbiamo definito cosa voleva dire che un certo insieme A era aperto. O cosa voleva dire che un certo punto x con 0 era aperto, era interno ad un insieme A. Ma in tutto questo c'era un ambiente, uno spazio ambiente. Lo spazio ambiente era R. Allora adesso bisogna fare la parentesi. La parentesi è questa. Sia, chiamiamolo A, così non succedono, contenuto... sia di contenuto in R e sia x con 0
appartenente a D sia poi A contenuto in D. Allora, quindi ho fatto un pasticcio. Avevo ragione prima. Riscrivo la stessa cosa, quindi se avete scritto questa va benissimo. Riscrivo praticamente la stessa cosa. Allora, siano, adesso considero due insiemi. A contenuto in D, contenuto in R. E sia X con 0 appartenente ad A. Questo è il giusto settaggio. Dico che X con 0 è interno ad A, interno ad A nell'ambiente D, cioè limitandomi a D, se succede questa cosa qua. Cosa voleva dire interno ad A una volta? Voleva dire che per ogni R maggiore di 0, tutto l'intervallino X con 0 meno R, X con 0 più R, se io adesso scrivessi, lo scrivo ma poi lo cancellerò, se io adesso scrivessi così, contenuto in A, questo cosa sarebbe? Il punto interno classico, giusto? Adesso non contenuto in A, ma interseco con D. Questa è la definizione. Vi faccio l'esempio che discrimina. L'esempio discriminante è questo. L'esempio che fa capire dove è diverso da prima. L'esempio discriminante. Prendiamo, che ne so, prendiamo come D, prendiamo la semiretta 0 più infinito. Come A, prendiamo l'intervallo 0,1. Allora, è chiaro che... E prendiamo x con 0 uguale a 0. È chiaro che x con 0 non è interno ad A. Rispetto alla definizione della settimana scorsa. Cioè, non esiste nessun intervallino che sia centrato in 0 e che sia tutto contenuto in A, questo è evidente. Però è interno ad A relativamente a D, limitandosi all'ambiente D. Tuttavia, X con 0 è interno ad A relativamente all'ambiente D. Faccio quello che voi non fate mai, cioè faccio un disegno. Sì. Non è quello che c'è scritto? Ah. Perché non è quello che c'è scritto? Potrei prendere R uguale a 2. Cosa ho sbagliato? Se no non era il punto interno prima, no? Cioè, interno vuol dire che esiste un intervallino centrato contenuto, non che ogni intervallino, cioè, è stupido. Esiste, giusto? Allora, faccio quello che voi non fate mai, cioè faccio un disegno. Qui c'è 0, qui c'è 1. Allora, è chiaro che questo qui non è interno, è chiaro che questo x con 0 qui non è interno ad A. Perché se io faccio, comunque io faccio l'intervallino, non è contenuto dentro 0 e 1. Ma cosa vuol dire relativamente a D? Vuol dire che io butto via tutto ciò che non sta a D. No? Quando io definisco il punto interno relativamente a D, vuol dire che io butto via tutti i negativi che non stanno in D, quindi non li conto. Gli sforamenti nella parte che non sta in D non li conto. Quando faccio l'aperto relativo, diciamo, se guardo tutto relativamente a D, guardo tutto relativamente a D,
allora è come se buttassi via tutti i negativi, come se buttassi via tutte le x negative. Buttassi via tutte le x negative. E quindi è vero che esiste un intervallino, esiste un R, per cui l'intersezione, se vado a intersecare con D, è tutto contenuto dentro O. Basta che prenda il raggio sotto 1. E va bene, allora, grazie a questo, capite che questo intersecare con D è il grosso parente di cosa si fa nella definizione di limite, no? Nella definizione di limite si va sempre a intersecare con D. Allora, siamo pronti per la definizione 4. Definizione 4. Quindi, si dice che F è continua in x con 0. Adesso qui è una fregatura. Si dice che F è continua in x con 0 se per ogni epsilon maggiore di 0, x con 0 è interno a f alla meno 1 questo lo sposto giù posto perché sennò diventa troppo complicato posto i epsilon uguale f di x con 0 meno epsilon f di x con 0 più epsilon, si ha che x con 0 è interno a f alla meno 1 di epsilon. Adesso cerchiamo di capire questa frase misteriosa facendo un disegno. Qui c'è x con 0. Qui c'è f di x con 0, la funzione è fatta così. I epsilon che cos'è? I epsilon è questo intervallino qui, questo è i epsilon. Questo è i epsilon, l'intervallino è f di x con 0 meno epsilon, f di x con 0 più epsilon. Che cos'è f alla meno 1 di questo intervallino? F alla meno 1 di questo intervallino vuol dire vado sul grafico e proietto giù, no, questa è un'operazione da prima settimana. Proietto giù, verrà qualcosa qui sotto, verrà qualcosa qui sotto che non so bene come sia fatto, e cosa chiedo? Che x con 0 sia interno a questo relativamente a D. Relativamente a D. Cosa vuol dire interno a questo relativamente a D? Vuol dire che esiste un intervallino che intersecato con D casca dentro questo insieme. È esattamente, diciamo smontandolo, diciamo questa è esattamente, è equivalente a richiedere che è equivalente a richiedere che esiste un delta che sarebbe il raggetto tale che x con 0 meno e delta x con 0 più delta intersecato d è contenuto dentro a che sarebbe questo f alla meno 1 di epsilon. Quindi riassumendo come funziona questa definizione, uno fa l'intervallino su di ampiezza epsilon, lo proietta giù e chiede che x con 0 sia un punto interno. X con 0 interno vuol dire che esiste un intervallino centrato in x con 0 che intersecato con D va a finire lì dentro. Questa intersezione con D è appunto per tenere conto dell'insieme di definizione. Allora, qual è in tutto ciò che cos'è che è davvero importante? Quello che è davvero importante è l'equivalenza tra la definizione 2 e la definizione 3. La definizione 4 la vedrete nei prossimi anni infinite volte, però sembrerà semplice. Facciamo ancora un piccolo passo avanti. Andiamo ancora. Che cosa vuol dire che F è continuo in D?
Quindi per il momento abbiamo risposto alla domanda cosa vuol dire che continua in un punto, cosa vuol dire che continua in tutto l'insieme. Risposta perfetta formalmente, ma che continua in ogni punto. Che continua in ogni punto. Ma così lascia davvero insoddisfatti. Adesso cerchiamo di dirla meglio. All'interno della definizione 2 che cosa diventerebbe? Se dovessimo dirlo in maniera epsilon delta, come lo diremmo? Diciamola bene, perché bisogna imparare a scrivere queste formule. Per ogni x con 0 in D, per ogni epsilon maggiore di 0, esiste un delta. Mi raccomando, questo delta quando si scrive così, da cosa dipende delta? Da tutte le cose precedenti. Questo è riguardatevelo, perché quando facciamo l'uniforme continuità sarà semplicemente un cambio di quantificatore e bisognerà capire le differenze. Per ogni x con 0, per ogni epsilon esiste delta tale che f di x meno f di x con 0 minore di epsilon, minore o uguale alla stessa cosa, per ogni x appartenente a x con 0 meno delta, x con 0 più delta, intersecato di. Questo è all'interno della definizione 2. All'interno della definizione 3, all'interno della definizione 3, quindi con le successioni, e dice una cosa, volendo è molto facile, per ogni x con 0 appartenente a D, per ogni successione x con n che tende a x con 0 contenuta in D, dai, contenuta in D capite cosa vuol dire, si ha che f di x con n tende a f di x con 0. E all'interno della definizione 4, e quella topologica, io capisco se qualcuno sta nutrendo un astio nei confronti di questa definizione, perché sembra inutilmente complicata per dire la stessa cosa delle altre. Però quando io vado a definire la continuità su tutto insieme, diventa questo. F alla meno 1 di un aperto è un aperto. Diventa una parola. È quello lì che la rende comoda. Per ogni A contenuto in R aperto, si ha che f alla meno 1 di A è aperto in D, è aperto relativamente a D. Insomma, voglio dire, questa qui è tanta roba dal punto di vista della comodità. Vuol dire che se io prendo un aperto e lo tiro indietro, ottengo un aperto. Adesso magari lì per lì non avete capito perché è vera. Allora, se uno fa l'errore che si fa di solito, che è quello di non scrivere questo relativamente a D, capite che è molto comodo. La funzione è continua se e soltanto se f alla meno 1 di un aperto è un aperto. A quel punto lì dimostratevi che la composizione di due funzioni continue è aperta. È continua. Come si dimostra che la composizione di due funzioni continue è continua? Prendo un aperto in arrivo, lo tiro indietro al primo passaggio, diventa un aperto per la continuità, lo tiro indietro un altro passaggio e viene un aperto. E sembra una dimostrazione stupida, ma è giusta. Ni, è giusta perché tutti gli aperti vanno pensati con questo relativo, il che complica un po' le cose. Cioè, una funzione definita su un intervallo 0,1 compresi gli estremi, non è vero che f alla meno 1 di un aperto in R, è un aperto relativamente al dominio della funzione. Quindi, cioè, quello che vi voglio che vi rimanga è che è in apparenza semplice, ma tutta la cattiveria è nascosta in questo relativamente a D. Per cui le dimostrazioni epsilon delta possono sembrare scomode rispetto a queste, però queste qui contengono la cattiveria nell'insieme di definizioni. Adesso vi faccio la dimostrazione della cosa importante. Diciamo, equivalenza tra continuità epsilon delta, equivalenza tra continuità epsilon delta e
continuità per successione. Allora, quante frecce devo dimostrare? Due frecce, quindi assumo quella epsilon delta, implica quella per successione. Quindi freccia 1, dimostrazione di questa freccia qua, questa l'abbiamo già fatta in realtà, l'abbiamo fatta nella prima parte del corso. Quindi ipotesi è che F è continua epsilon delta in x con 0, tesi se x con n tende a x con 0, allora f di x con n tende a f di x con 0. Questa l'abbiamo già in realtà fatta nella prima parte del corso, adesso la rifacciamo tanto per ripassare, per vedere che nel frattempo siamo cresciuti e forse si può capire. Quindi f continua epsilon delta in x con 0, tesi, se ho una successione, la successione tende dove deve tendere. Questo è il criterio funzioni successioni, no? Quello che avevamo chiamato a suo tempo così. Adesso questa qui è una continuità, epsilon delta implica successione. Allora, cosa facciamo? Fisso epsilon maggiore di 0, fisso epsilon maggiore di 0 e voglio dimostrare che f di x con n meno f di x con 0 è minore o uguale di epsilon definitivamente. Ci siamo? Ma dov'è che vale questa? Questa qui vale in un intorno di ampiezza delta di x con 0. Quindi basta che aspetti che x con n entra nell'intorno di ampiezza delta di x con 0 e ho gratis questa per la continuità. Adesso qui uso l'ipotesi e ottengo delta maggiore di 0 tale che ottengo delta maggiore di 0 tale che f di x meno f di x con 0, questo qui è minore o uguale di epsilon, per ogni x che appartiene a x con 0 meno delta, x con 0 più delta, intersecato d. Ci siamo, questa è la definizione di continuità epsilon delta. Ora ci siete che x con n definitivamente appartiene a questo intervallo? È chiaro, perché sta tendendo a x con 0. Poiché x con n tende a x con 0, definitivamente x con n appartiene a x con 0 meno delta, x con 0 più delta intersecato d. Fine. Quindi f di x con n, ci siamo? Questa è quella che abbiamo visto nella prima parte del corso. Adesso mi interessa il viceversa, cioè che se è continua per successione allora è continua epsilon delta. Dimostrazione di questa freccia qui. Quindi qual è l'ipotesi? Ok, perché questa è concettualmente diversa dalle cose che abbiamo visto finora. Ipotesi, se x con n tende a x con 0, fatemi usare una notazione che poi vi useranno tanto nei corsi di geometria o di topologia, insomma. Questo si capisce cosa vuol dire, no? Che x con n stanno in D e stanno convergendo a x con 0, anche se non è una notazione rigorosissima. Allora, f di x con n tende a f di x con 0. F di x con n tende a f di x con 0. Tesi è la continuità, la scrivo la tesi, diciamo, continuità epsilon delta. Continuità epsilon delta. Quindi come ipotesi abbiamo che sulle successioni succede questo e come tesi abbiamo la continuità epsilon delta. Come facciamo a dimostrare la continuità epsilon delta a partire dalle successioni? Allora, e qui bisogna fare per assurdo. Questa è l'idea, per assurdo. Per assurdo c'è solo una cosa difficile nelle dimostrazioni per assurdo, negare la tesi. Quindi
bisogna negare la tesi. Questo è preparatorio quando faremo l'uniforme continuità, perché l'uniforme continuità ha un livello di quantificazione in più rispetto a questa. Quindi già questa, bisogna negare la tesi. La tesi qual è? La continuità epsilon delta. Quindi la tesi adesso scriviamola per bene e torniamo sostanzialmente alla prima lezione dell'anno, sostanzialmente. Che cos'è la tesi? Continuità epsilon delta. Continuità epsilon delta voleva dire per ogni epsilon maggiore di 0 esiste delta maggiore di 0. Adesso fatemela scrivere con tutti i quantificatori all'inizio, come si fa proprio volendo fare logica formale. Per ogni x appartenente a x con 0 meno delta, x con 0 più delta, intersecato di f di x meno f di x con 0 minore di epsilon. Questa è scritta davvero formalmente, con le quantificazioni tutte messe all'inizio, come si dovrebbe fare. Una volta che abbiamo la tesi, scritta come si deve, è facilissimo scrivere not tesi. Cosa vuol dire che la tesi è falsa? Come si nega un mostro? Invertendo tutti i quantificatori, giusto? Quindi, cosa vuol dire? Esiste un epsilon maggiore di 0. Di solito uno lo chiama epsilon 0 per dire è uno bello specifico, ma si potrebbe anche chiamare solo epsilon. Poi, per ogni delta maggiore di 0, esiste, uno può anche non capirci più niente adesso. Una volta che ha scritto questa, la negazione è un oggetto meccanico, quindi io nego tutto. Appartenente x con 0 meno delta, x con 0 più delta, intersecato di... Not questa. Not questa vuol dire f di x meno f di x con 0 meno f di x con 0 maggiore o uguale, o maggiore stretto, insomma, non è importantissimo, maggiore stretto di epsilon 0. Vediamo se riesco a farla stare tutta su una riga. Adesso facciamo una cosa che abbiamo fatto tante volte. Mi gioco la not tesi. Qui c'è una quantificazione per ogni delta. Quindi uso la not tesi con delta uguale 1 su k. Questo è il giochettino che uno si fa. Cosa succede se io faccio la not tesi con delta uguale 1 su k? Trovo un punto che chiamerò xk, per cui vale questo e questo. Trovo un punto x con k, tale che, dove sta x con k? Sta tra x con 0 meno 1 su k minore uguale di xk minore uguale di x con 0 più 1 su k e, contemporaneamente, f di xk meno f di x con 0 maggiore di epsilon 0. Allora, questa è la cosa da capire. Tesi è questa, not tesi è questa. Questo è come dire che esiste un epsilon maggiore di 0 per cui nessun delta va bene. Cosa vuol dire che nessun delta va bene? Vuol dire in particolare che delta uguale a 1 su k non va bene. Se delta uguale a 1 su k non va bene, vuol dire che c'è un punto che non fa quello che deve fare. Quindi se ne sta lontano. Quando si è arrivati qui uno ha concluso. Perché che cosa sta facendo x con k? Tende a x con 0. E cosa sta facendo f di x con k? Se ne sta stando lontano da f di x con 0. Fine. Ho trovato un assurdo, mentre avevo supposto che ci dovesse tendere. Quindi, 1 su k cosa c'ha di importante? Basta che tenda a 0. Quindi, ora, passando al limite, otteniamo che x con k tende a x con 0 per i carabinieri.
f di x con k tende a f di x con 0 per ipotesi. Perché abbiamo la continuità per successione. Ma allora, qui abbiamo 0 meno 0 maggiore di epsilon 0, maggiore o uguale, perché le disuguaglianze strette non passano il limite. E non è piacevole. Ci siete che è un assurdo? E questo è assurdo. Cioè l'assurdo deve essere sempre epsilon maggiore di 0, epsilon minore o uguale di 0, insomma. E questo è assurdo. Allora, questa cercate di capirla bene, perché capire bene questa, quando faremo il teorema di Heine-Cantor, avremo la stessa cosa con una quantificazione a 4, quindi con 4 livelli di quantificazione davanti. Quando ad analisi 2 faremo Ascoli-Arzelà, avremo 5 livelli di quantificazione davanti. Però alla fine è sempre così, si nega tutto, invertendo i quantificatori, e poi si gioca con il parametro uguale 1 su k. Questa è sempre la strategia. Conclusione. Perché la composizione di funzioni continue è continua? Questo è un teorema che avevamo chiamato teorema misterioso a suo tempo. Composizione di funzioni continue. Composizione di funzioni continue. Vediamo se riusciamo a enunciare un teorema di composizione di funzioni continue enunciato come si deve. Allora, intanto dobbiamo dire chi sono gli insiemi. Sia F... Allora, chi mettiamo esterna? Siano A contenuto in R, B contenuto in R. Sia F da A in B e sia G da B in R. Questo dovrebbe garantire, in questo modo è garantita la composizione, è garantita la composizione G di F di X, diciamo, no? Che va da A in R. Poi, sia, supponiamo, com'è che si fa un enunciato? Le tre cose da ricordare? Contesto, ipotesi, tesi. Questo è contesto, sto presentando tutti i signori che compaiono in questo enunciato, no? Sto dicendo cosa sono gli insiemi, le funzioni da dove a dove, fino qui non c'è nessuna ipotesi cardine. Quali sono le ipotesi cardine? Supponiamo, dobbiamo anche mettere un x con 0 in A, vedete non c'è abbastanza contesto, supponiamo 1, f continua in x con 0, continua in x con 0. Seconda ipotesi, g continua in dov'è che la vado a calcolare G? In F di X con 0. In F di X con 0. Allora, la tesi qual è? F composto G composto F è continuo in X con 0. Allora, G composto F è continua in X con 0. È continua in X con 0. Allora, quando uno deve dimostrare un enunciato di questo tipo, capisce l'utilità di tutte le cose che abbiamo fatto fino adesso, capisce l'utilità soprattutto di avere a disposizione quattro strumenti, perché abbiamo quattro facce della continuità. Fino adesso avevamo soltanto il limite, lo vedete col limite quanto è penoso fare questa dimostrazione. Intanto bisogna mettersi a distinguere i casi, vabbè, se x con 0 è isolato è facile, ma se x con 0 non è isolato, ma f di x con 0 lo è, nel suo insieme di definizione. Mille casi da distinguere. Quale definizione usereste? Quella con le successioni sembra molto comoda. Quindi dimostrazione via continuità per successioni. Quindi dimostrazione via continuità per successioni.
rende le cose particolarmente agevoli. Ah, by the way, quando abbiamo dimostrato il teorema di Weierstrass, all'interno della dimostrazione di Weierstrass, pensateci un attimo, che continuità abbiamo usato? Abbiamo usato la continuità per successioni, perché avevamo preso una successione x con n, avevamo estratto la sottosuccessione convergente, quindi la continuità per successione è quella che si usa all'interno di Weierstrass. Non è stato dimostrato epsilon delta Weierstrass. Dimostrazione via continuità per successioni. Allora, cosa faccio? Prendo una successione, prendo una qualunque successione, x con n che converge a x con 0, e voglio dedurre che f di x con n, no, voglio dedurre che g di f di x con n tende a g di f di x con 0. Ma x con n tende a x con 0, questo cosa implica? Cioè, voglio dire, è veramente banale questa dimostrazione. Questo implica che f di x con n tende a f di x con 0. E qui c'è la continuità di f. Ma se f di n tende in x con 0, ma adesso questa qui è una successione che possiamo pensare yn, che sta tendendo a f di x con 0, e g è continua in f di x con 0. Quindi vuol dire che posso fare g di tutto. Implica, questo è davvero semplice, implica, quindi continuità, qui uso la continuità di g di x in g di x con 0, implica g di f di x con n tende a g di f di x con 0. Fine. Sì. In f di x con 0, sì, certo. Continuità di g di x in f di x con 0. Adesso, per esercizio, vi chiederei di provare a fare la dimostrazione, esercizio, provare, ma è del tutto fattibile, provare a fare la dimostrazione a fare la dimostrazione epsilon delta. C'è sempre un po' di polvere sotto il tappeto. Siamo sicuri che questa successione, cioè la continuità di g in x con 0 vuol dire che se x con n questi stanno in A e questi stanno in B. È vero che questi stanno in B, perché la funzione ha valore in B. Quindi, provare a fare la dimostrazione epsilon delta, ed è del tutto fattibile, e soprattutto, su questo mi metto in guardia, occhio alla dimostrazione topologica. Occhio alla dimostrazione topologica, che è comoda, diciamo, dato U contenuto in R aperto, si ha G di U aperto, g alla meno 1 di U aperto, e quindi f alla meno 1 di g alla meno 1 di U, e questo è proprio f composto g alla meno 1 di U aperto. Occhio a questa dimostrazione qui. G composto f alla meno 1. Questa qui c'è sempre in ballo g composto f. Perché, occhio che cosa, aperto è sempre relativo all'insieme di definizioni. Aperto, infatti, è sempre relativo all'insieme di definizioni. All'insieme di definizioni. Voglio dirvi, la definizione del 4 ve l'ho data solo per farvi paura, lo so che non vi viene da utilizzarla,
ma quando farete topologia vi sembrerà troppo comodo, vi dirà ma perché non ce l'ha fatto così? Non ce l'ha fatto così perché aperto sarà sempre relativo all'insieme di definizione. Allora, quando si fa topologia, l'insieme di definizione è per definizione lo spazio di partenza, non succede come qui che l'esempio, l'insieme di definizione può non essere tutto lo spazio di partenza. E quindi questo crea casini infiniti, perché poi anche l'insieme di arrivo, in questo caso, anche l'insieme di arrivo è brutto, perché l'insieme di arrivo della prima funzione è B. Quindi bisognerebbe avere una nozione di continuità e di aperto relativa, qui è relativa ad A, qui è relativa a B. Ci sono mille precisazioni da fare, sembra corta la dimostrazione, ma non lo è. Quella davvero corta è quella con le successioni, che è quella più comoda. Va bene.